La Roma ottiene contro il Cagliari la sua prima vittoria e i tifosi riprendono a sognare. Ripetere il campionato dello scorso anno però non sarà facile, almeno così dice chi segue quotidianamente le vicende giallorosse. Troppe voci inquinanti, troppe polemiche seppure velate. Contro il bel Cagliari di Paolo Carosi, la Roma non ha giocato ai livelli abituali, specialmente nel primo tempo. Sembrava una squadra senza mordente, con un gioco lento, anche lezioso, fatto di passaggi corti e di lunghi cross del tutto inutili. Il Cagliari, quindi, non ha faticato molto. Con un briciolo di attenzione dietro e con veloci contropiedi ispirati da Selvaggi, ha prima controllato, poi ferito con Piras al 31esimo, la squadra giallorossa. A questo punto Falcao ha pensato bene di offrire alla Roma quelle qualità che le mancavano, ritmo e genialità. Il brasiliano, per nulla disturbato dalla prima domenica di autunno, ha cominciato a giocare come sa, trovando perfino al 40esimo il tempo per realizzare il suo primo gol. Falcao, oggi è nato Falcao cannoniere? No, non è che sono cannoniere, sono un giocatore della Roma che oggi per fortuna ha fatto due gol. Oggi però ha giocato specialmente nel secondo tempo in posizione più avanzata, direi quasi come seconda punta accanto a Pruzzo. Perché loro erano in pareggio e così loro cercavano di mantenere il risultato. Allora sono andato più avanti per aiutare Pruzzo in un pressing più deciso, solo per questo. Ma i tifosi volevano il gol di Pruzzo. Il centravanti giallorosso, premiato oggi come miglior capocannoniere del campionato scorso, ci ha provato ma senza fortuna. Forse sugli spalti qualcuno ce l'ha con lei, ma come mai? Che cosa pretendono da questo Pruzzo i tifosi? Ma io non so se ce l'hanno con me o se pure sono il giocatore adatto per avere qualcuno da criticare. Il Cagliari ha avuto una buona occasione al 17esimo della ripresa con Piras che in posizione regolare fallisce il gol chiuso dall'uscita di Tancredi. Al 24esimo la Roma raddoppia. C'è una lunga volata del solito inesauribile Marangon che mette al centro. Pruzzo finta d'astuzia e Falcao firma così la sua doppietta. Carosi in panchina si morde le mani. La pressione che la Roma ha praticato nella ripresa ha fatto saltare i suoi schemi e Selvaggi, osservato anche oggi da Berzot, è in non perfette condizioni. Insomma, Carosi è un diavolo per capire. Credo che abbia ragione, se ne inquieto il Cagliari, visto oggi, non è stato il Cagliari di 8 giorni fa. Dopo una prova esaltante nella partita con Napoli e quella della domenica prima con il Bologna, non ci si aspettava di vedere un Cagliari così rassegnato, addirittura in vantaggio, le energie dovevano raddoppiarsi. Invece, diciamo così, ha lasciato in mano la partita a una grossa squadra, perché la Roma è una grossa squadra, però poteva fare sinceramente qualcosina di più.